credo sia, non sia più tollerabile da parte di chi questa manifestazione la deve amministrare, come il sottoscritto. Insomma, ci vuole più chiarezza, e credo che per poter arrivare ad avere più chiarezza, certe posizioni vadano affidate a persone che non hanno dei conflitti. E ancora Buferra torna alla giostra del Saracino. È il rettore del quartiere Porta del Foro, Francesco Fracassi, a chiedere le dimissioni del presidente dell'istituzione giostra, Franco Scortecci. A motivare la richiesta del rettore Giallo Cremisi, che nel penultimo CDA ha presentato una lettera ufficiale, un presunto conflitto di interessi. Il presidente Scortecci è infatti padre di Gianmaria, giostratore del quartiere Porta Santo Spirito. Assolutamente non ho nulla da dire alla persona, anche se ci sono state delle cose che a lui ho detto che secondo me ha gestito male, che sicuramente hanno influenzato anche la mia richiesta, che perché ovviamente non è che si è palesato negli ultimi 20 giorni il conflitto di interessi, c'è sempre stato, eravamo, io pur avendo sempre avuto delle perplessità che riferì a lui in tempi non sospetti, però mi sembrava opportuno vederlo lavorare. Diciamo che durante il suo lavoro ci sono stati un paio di episodi nei quali ho visto poca trasparenza, che mi hanno convinto poco e che mi hanno portato a fare questo tipo di richiesta. Episodi che ovviamente però non hanno, perché questo poi è alla base di tutto, non hanno certamente portato alla vittoria a un quartiere piuttosto che alla sconfitta d'Ancoro. Secondo me con persone in certi ruoli che non hanno dei conflitti ma che hanno solo ed esclusivamente un interesse, la manifestazione potrebbe beneficiare di più trasparenza e secondo me anche di animi più distesi. Ecco, per quanto riguarda gli altri rettori invece hanno confermato la loro fiducia nel presidente dell'istituzione. Nessuno dei rettori può far sì che venga rimosso il presidente dell'istituzione, che è un incarico che affida il sindaco, quindi è un incarico fiduciario, e come tale, oltre che a darlo, l'unica persona che può sollevare, se non la stessa persona interessata, è il sindaco, per cui non mi permetterei mai di suggerire al sindaco cosa è giusto o sbagliato fare, e gli altri rettori probabilmente in questo momento non hanno avuto voglia di prendere una posizione definita, o quantomeno di confermare che per il momento è giusto andare avanti così, anche per la vicinanza delle altre giostre.